Luai? Come molti di voi già sapranno, PewDiePie fa una serie sul suo canale che si chiama Luai. Leave your entries in the subreddit pros and Luai submissions in the next episode of Luai. Luai sta per Last week I asked you. Perché una volta era io vi propongo di fare qualcosa, la settimana dopo lo vedo. Poi in realtà è stato creato nel frattempo il subreddit di PewDiePie e di conseguenza lui andava soltanto a visionare i meme generati su di lui. Luai in realtà deriva da Yai, che era una serie di Jack Films. Leave your answers in the comments below. Che letteralmente significava Yesterday I asked you. Quindi di per sé non è mai stato una serie che andava a visionare meme. No. Piuttosto andava a visualizzare, a visionare ciò che la gente aveva fatto per quella data serie. Oggi ho scoperto una cosa magica. A quanto pare esiste un subreddit mio. Ok, non è il subreddit più popolato del mondo, ma ne è tanto meno d'Italia, tanto meno delle Marche, probabilmente neanche di Fabriano, ma c'è, come Jeremy Renner, non è un buon attore, non è un gran cantante, però c'è, è lì. Quindi il mio subreddit magari non è un buon subreddit, però c'è. E oggi andiamo a visionare un po' di electric meme. Innanzitutto, non l'ho detto, ma io sono electric... Se non lo sapevi, ora lo sai. Ma prima di iniziare come fanno tutti su questo tubo, mi raccomando date un cazzottone alla campanella così da ricevere una bella notifica quando esce un video che può essere più o meno divertente. Io non lo garantisco, non mi ritengo una persona altamente divertente, ma comunque sia, potreste ricevere un medio buono livello di divertimento qui. Quindi cazzotto la campanella. Piu 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 piu. Pa! Stum! Pa! Stum! Faccio tutte queste mosse perché poi voglio vedere Kisuke come le edita. Iniziamo! Frafrog! Oggi faccio un video che sicuramente qualcuno ha già fatto. Noi, l'ha fatto Peo, Frafrog. I don't know who you're talking about. I don't know. Oh shit! Fa un po' ridere, ma ha una nota di tristezza questa cosa. Perché io vedo una possibilità di rapporto di scambio, di confronto, non di concorrenza. Non è che noi mangiamo grazie a YouTube, siamo disegnatori teoricamente. Quindi le entrate primarie sono altre. Anzi, io guadagno un ceppo de sto ceppo lippo da YouTube. Con i soldi di YouTube non ci arrivo neanche a pagare la bolletta della luce. Prossimo! Oddio, sono sentito un deficiente a dire prossimo in quel modo. Comodino is better than we. Questo, signori, perché non dovessi saperlo, quando io ho fatto il disegno di quel pequeño, ho perso circa un'ora e mezza per questo comodino. È in live, è tutto salvato, è là fuori nell'etere. È tutto perché mi stavo esercitando molto nel colore diretto, senza lo schizzo. Quindi la gente ha memato un po', sia su Instagram quando l'ho postato, sia su YouTube, dicendo, ehi, il protagonista vero di questo disegno è il signor Comodino, yay! Mi piace, signori, quello che state facendo. Bravo, Frasco! Prossimo è Giulio fa qualcosa. Peo, devo imparare, posso farla io? Topi, voglio un pappagallo! È bellissimo questo! Oh, shit! Questo è derivante dalla serie di Minecraft, perché io sono un novellino. Giulio è il pro Minecrafter, così vogliamo dire. Quindi io e Topi, mio figlio, gli rompiamo parecchio le palle per fare cose. Lui sta lì e subisce. Ah, si mette gli occhiali, il creeper! Il creeper che io ho modificato è molto più bello. Peo mentre l'abominio va a fuoco. Giulio mentre l'abominio va a fuoco. Yeah, damn son. E perché proprio così che è andato. Anch'io ci ho messo il cuore e l'anima in quell'abominio, che non era un abominio, era un'opera di architettura contemporanea, molto contemporanea peraltro, per come l'architettura si è evoluta in questi ultimi 20 anni. Però Giulio lo vedeva come un abominio ed è stato quasi contento di dire bene, andiamo a costruire qualcosa di nuovo. E siamo andati a costruire l'abominio 2.0. Yes. Ancora andato sull'abominio. L'abominio prende fuoco. Dai Giacomo, andiamo via. Quello è Giulio. Bravi, cazzo. Raga, bravi. A parte che Master Alpha X è il produttore numero uno
di meme in questo subreddit, perché se andiamo a vedere Master Alpha, oh, Frasco, ok, Master Alpha, Master Alpha è la fabbrica dei meme, lui li caga, letteralmente, lui mangia i miei video, caga i meme. Peo è il villager che attraversano la porta in redstone senza morire, perché quella porta che io ho creato per premiare i villager con una vacanza al mitico residence, la villa nel bosco, mi permetteva di attraversare questa porta a pistone che si doveva chiudere immediatamente, però era molto pericolosa. E quindi qualcuno c'è morto, c'è chi c'è morto. Peo costruisce l'abominio 2.0. Giulio. Oh, c'è Bob Ross, il comodino. È sempre il comodino, il principale protagonista. Sì, Dio si stava davvero divertendo. Stava avendo davvero una gran giornata quando è stato prodotto questo patrimonio dell'UNESCO, oserei dire. Giulio, piazza le scalette al contrario. Peo. Is it possible to learn this power? Oddio, sono tutti Minecraft related, perché la mia ignoranza in quel gioco è abominevole, per rimanere a tema. Quindi Giulio, in uno dei tanti video, continuava a piazzare le scale in modo che si mettessero sotto sopra. E quando ci provo io non riusciva, e quindi mi ha fatto molto impazzire. Kisuke, metti una clip di quel pezzo, ti prego. Al contrario, come lo metto? Questo. Dimmi che devo schiacciare. No. Come hai fatto? Avere pole, ma wey. Pronto, Gino? Per favore, dimmelo, così imparo. Pronto, G? Ti prego. Ma perché lo aiuti? Devo premere shift? No, perché? No, mi viene istintivo, non lo so, non ti giuro. Devo premere alt. Ancora, casa ipogea, fuoco. L'ultimo creeper rimasto. Damn. Peo, non riesce a entrare nella botola a causa dell'autojump. Creeper. You are hereby sentenced to death. Non conoscevo alcune meccaniche proprio fisiche di Minecraft. Quindi entrare in una botola, uno con l'autojump, due, proprio entrare in una botola, a prescindere, sembra essere una cosa molto difficile. Quindi il creeper ha deciso che sarebbe stata la mia condanna. Giulio che raccoglie svariati stack di sabbia. Peo che ne ha raccolti tre. Ah, you had one job. Poi Giulio, nei video di Minecraft, ci avrete fatto caso, è molto, ci mette molta passione, no? Molto, proprio la passione di Cristo, proprio. È molto espansivo, no? Sia positivamente parlando che in modo negativo, ecco. Corporate needs you to find the differences between this picture and this picture. Quello viene da un video di Sabrina. They are the same picture. Oh, damn. Raga, vi devo fare i complimenti, perché io non pensavo che mi sarei divertito così tanto con questo subreddit. Bravi, bravi. Sarà il link in descrizione, ovviamente. Schiacciate la campanella, la campanella. Are you going to do the ora ora thing? Ah, i meme di Jojo. Anche se non avete mai visto Jojo, non si può non ridere i meme di Jojo. È un anime fatto appositamente per i meme. Secondo me l'autore ha detto, wow, farò un anime unicamente dedicato alla produzione di meme. Villager, devono andare ad Arkham Asylum, Peo e Giulio. Ehi! Quello sarebbe, come dire, l'esagerazione, se posso, della rotaia che abbiamo elaborato per portare i vincitori alla villa nel bosco. Iniziare una serie di Minecraft con Giulio. Raccogliere materiali. Costruire una casa ipogea. Farla saltare in aria da un creeper. Farla saltare in aria da un creeper. Oh, non era nei piani, però è andata così. Kisuke inserisce tanti memini nei video. Noi. Because that. What heroes do. Vedi, Kisuke, ti stai prendendo anche una certa, come dire, nomea, stai acquisendo valore grazie ai tanti meme con cui condisci quella i video. In quello sei sinceramente bravo, una cosa in cui io non ho né tempo né la pazienza di fare. Posso avere anch'io un pappagallo? Topi, Giulio, no. Ah! Alla fine lo accompagni a prenderlo. Quindi è andato bene, però soltanto perché io gli ho strarrotto i coglioni. Per favore, non posso più sentire mio figlio che si lamenta che tu hai un pappagallo e lui no. Puoi per favore, mentre che io lavoro, portare mio figlio a prendere un pappagallo? Così è andata. Peo, la campanella, un cazzotto la campanella, peu 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 peu, calcio volante la campanella. Oh, rover, parla, potrebbero passare mesi prima della prossima live.
voglio dire, che cosa fa questo? Colpisce direttamente i sentimenti in modo molto duro. Signori, torneranno le live, ok? Che ho cambiato computer e quindi devo risettare tutto. Ogni volta che devi risettare tutto per le live, allora devi mettere gli alert, devi scaricare i cristi, gli effetti sonori. Però, questi villager non fanno mai niente. Fabio, it ain't much, but it is honest work. Fabio, sono felice che vi ricordate il nome di Fabio, che è ancora lì sotto a produrre grano. Giulio, mi vai a prendere un po' di legna? Giulio. Quello è letteralmente Giulio, però quello è il suo mood basilare, anche all'inizio del gioco, appena inizia a giocare, gli chiedi qualunque cosa, anche facile facile, lui... Beh, voglio costruire una casa ipogea. Giulio, no. No. Super tuber, poche tuber. Dovete trovare la differenza tra questi due video. Stai zitto. Partito Google Assistant. Apertura di Uber in corso. Ma che Uber, tua madre? Ma sono lo stesso format. Ah! Non è vero, non sono lo stesso format. Non lo sono. Ah, no, è vero. Piccola Rem, non sono lo stesso format. Diglielo. Peo, costruisce l'abominio. Giulio, had never seen such a bullshit before. Dai, però, Giulio mi smonta sempre. Io ero così contento e soddisfatto di quella costruzione, perché era proprio figa. E Giulio me l'ha smontata come mi smonta ogni cosa su Minecraft. Ma in realtà ve lo dico, anche nella vita, anche il miglior disegno della mia vita, glielo faccio vedere e me lo smonta in qualche modo. Che a volte è demotivante, Giulio, devi essere più positivo nei miei confronti. Mi devi dar positività, non negatività. Peo, esistono altri materiali oltre al legno e al vetro. Peo. Ciao bambini. E il cuore batte un po'. Ciao Polletti. Polletti, stiamo parlando di 3 anni fa, 4 anni fa. That's what I'm talking about. Yeah. Questa roba vecchia, signori, questa è per veri intenditori. That's what I'm talking about. Ne abusavo davvero tanto di quella frase. That's what I'm talking about. Il nome del mondo, Broland, ci piace, però il nome di Peoland. That's what I'm talking about. Peo che spiega il funzionamento delle tavolette grafiche. Fan. Aspetta, è perché stiamo parlando dei gnomi della galassia di Andromeda, quelle robe lì. Ne abbiamo uno di Spider-Man. Bonus meme. La canzone di Giulio. Bellissimo. Bellissimo questo meme di Kisuke, signori. Bellissimo. Non ci credo. Wow. Bellissimo. Questa è la canzone di Giulio che ha sostituito al disco interno del resource pack di Minecraft e che parte sempre in camera sua. Chiuso così, like, campanella, cazzotto, pam pam, iscrizione, pupù, e... Datemi dove lo mettere, ok, qui, a questo lato, appariranno dei video cliccabili, ok? Voi potete cliccare, am I right boys, se siete ancora in bisogno di una dose di codesto uomo, se no, potete iscrizionarvi qui, ma soprattutto, importantemente, cazzottino campanellino.